Let's go bitches e benvenuti in un altro episodio di Come iniziare competitive, in questo caso su Call of Duty. E mi vedete qua in Facecamp perché voglio dirvi due cose prima di iniziare il video. La prima cosa è: lasciate un like ragazzi, vedete questo video, passatelo alle altre persone, spargete la voce su come poter iniziare a giocare competitive, perché molte persone non sono a conoscenza di come si può partecipare a un torneo, come si può partecipare a Game Battle, Sala Ladder e a tantissime altre cose, come i tornei di Gfinity e così via. In questo modo io vi manderò, diciamo, sulla strada per poter partecipare a tornei, comunque gratis anche, non solo a pagamento, per quelli ovviamente anche i match a pagamento, i cosiddetti wager match su UMG, o giocare nella ladder, quella che ci avete visto giocare con Ivan, Ajax, Gabri, Sage Hybrid, la Malagante, eccetera, eccetera, su Game Battles. Quindi vi spiegherò questo in questo video. Mi raccomando, spolliciate questo video ragazzi, cerchiamo di farlo arrivare a migliaia di like, perché c'è bisogno che la gente conosca cos'è il competitive e serve comunque che la voce si spargi. Comunque, la seconda cosa che voglio dirvi: molti di voi dicono Power, ma cosa fai, non porti più COD? Ragazzi, io sto giocando a un gioco che è The Division, che mi appassiona tantissimo attualmente, cioè mi ruba proprio ore e ore e ore del mio tempo, e ci sto giocando per due motivi. Per prima cosa, è un gioco molto maturo. È un gioco non facile, assolutamente non è facile. Per arrivare alla perfezione del proprio personaggio, della creazione, ci vuole tantissimo tempo. Bisogna mettersi lì, studiare la propria build, il proprio personaggio, gli oggetti che si hanno, cambiare delle piccole statistiche, cambia totalmente quel gioco. In più sto giocando con i Feral Blood ragazzi, e come sapete i Feral Blood sono il mio clan di Destiny e sono miei amici anche, quindi è un divertimento ancora maggiore giocare con loro. Quindi è per questo che sto giocando The Division, ed è un gioco che io consiglio a tutti di prendere se vi piacciono gli sparatutto in terza persona e vi piace la personalizzazione, vi piace lo scoprire, il muovervi per una mappa gigante, l'ambientazione e gli effetti di luce sono bellissimi. Prendetelo ragazzi, perché è qualcosa di assurdo. Comunque bitches, andiamo subito nel video e vi farò vedere come poter giocare o partecipare comunque a partite, in questo caso con i settaggi competitivi, cioè COD Esport, COD World League, Lega Mondiale, Call of Duty. Quindi andiamo subito, in questo caso sulla Play, prendiamo il joystick e vi faccio vedere una cosa. Allora, come sapete già avevo detto che per giocare match privati dovete andare in partite personalizzate e mettere i settaggi, ma i modi per giocare comunque partite COD World League, in questo caso rankate, che hanno un significato, che si gioca per vincere, sono 4 per ora. Il primo è giocare in arena. Allora, per quello che vi posso dire, arena è il sistema di ranked o classificate, non lo so, via League of Legends magari, da qualche altro gioco, dove avete un grado. Io attualmente sono alla serie pro grado 3, ma perché non gioco tanto arena, non, diciamo, non mi piace tanto per alcuni motivi, però questo può essere un buon modo per iniziare a giocare, per cominciare a capire quali sono le mappe, quali sono le armi da utilizzare. Quindi per chi è proprio un novizio, in questo caso del competitive di Call of Duty, giocateci ovviamente con gli amici, perché la maggior parte delle volte le persone quittano. Quindi questa è una brutta cosa da dire, fatemi chiudere subito il gruppo prima che joini gente. Comunque la maggior parte delle persone quittano, questo è un problema, ma comunque l'arena di COD, per chi giocava magari a Black Ops 2, sa quanto era bella, sa quanto valeva il rank. Arrivare ai rank alti poi ti fa giocare con persone, rank intendo il grado, ti fa giocare con persone comunque al grado simile al tuo in questo caso, quindi la cosa bella è che giocherete comunque con persone più forti man mano che salirete. Se avrete sfiga a livello basso potrete incontrare anche persone più forti. Comunque questo è uno dei metodi. Il secondo metodo di cui voglio parlarvi in questo caso è utilizzando dei siti, cioè Game Battles, Gfinity e UMG Gaming, che ora vi farò vedere. Vi metto anche il link in descrizione, quindi non vi preoccupate, state tranquillissimi. Allora, andiamo qua, a parte il mio canale di YouTube, guardate quanto sono sexy, andiamo a vedere come poter giocare. Per prima cosa partiamo da Game Battles. Game Battles, gamebattles.majorleaguegaming.com, che vedete scritto qui in alto, avete il link qui sotto, quindi non vi preoccupate. Ma c'è la facecam? Sì, c'è la facecam, almeno quello. Comunque, allora, come poter giocare qui? Vi basterà cliccare qui su Game Battles, Find Your Game, qui escono i giochi, scegliere il gioco a cui volete giocare. In questo caso ci sono tantissimi giochi, quindi questa cosa non vale solo per Call of Duty, vale a qualsiasi cosa volete giocare voi, come potete vedere. Comunque andiamo nella sessione di PS4, o l'hanno messa sopra, allora PS4, eccolo qua, COD Black Ops 3, ci clicchiamo, e una volta arrivato qui ci stanno diverse cose. La prima cosa è ladder.
In questo caso le ladder sono delle classifiche, delle sorte di campionati, o più vinci più guadagni punti, più perdi ovviamente più perdi punti. Se giochi con un team che ha più esperienze del tuo, cioè è un grado più alto, guadagni più punti. Se giochi con uno minore ovviamente guadagni meno punti, o ne perdi di più o ne perdi di meno, sempre con questa caratteristica. In questo caso esistono diverse ladder, classifiche, campionati, chiamateli come volete, ovviamente il sito in inglese. Allora esiste la ladder questa qui, 3 contro 3, poi esiste la double, o esiste la double EU, esiste la 500 single, eccetera eccetera. Cosa significano queste cose? Per prima cosa voi dovrete giocare solamente in quella europea, perché se giocherete in quella americana verrete bannati. È diviso a continente, quindi ricordate questa cosa, dovete giocare in quella europea. Fatemi schiarire la voce. Allora, ci sta quindi la ladder per giocare dal 3v3 al 6v6, che è quella che stiamo facendo io, Lama, Ivan, Mario Ajax, Sage Hybrid, Gabri e più, spero di aggiungere più persone al team. Bene, questa è la ladder che stiamo facendo noi, quella da $2000 team EU ladder, 3 contro 3, 6 contro 6, vuol dire che voi potrete cercare partite da 3 contro 3 a 6 contro 6. Le altre ladder che vedete, esiste la double EU che è solo quella 2v2, poi esiste la single EU che è solo 1v1. Ma cosa vuol dire questi soldi che ci sono accanto? Sono praticamente il premio per la stagione. Praticamente arrivati a fine stagione, c'è una classifica con centinaia, migliaia di team segnati che si sono iscritti, i primi 16 team vanno a giocare un piccolo torneo a eliminazione, e quello che ovviamente per i primi 3 posti ci sono in palio $2000, in questo caso per questo qui, di montepremi, quindi da dividere per i 3 posti, poi 500 per la single e non c'è niente per la 2v2, non so perché. Comunque ragazzi, andiamo a vedere come ci si può iscrivere. Si clicca qui e si arriva in questo punto. Quando voi siete qua avrete un tasto, io qui ho via your team perché ovviamente ho già creato il team, qui avrete un tasto chiamato create your team, in questo caso potrete creare la vostra squadra, createmi, dovete mettere il nome, dovete invitare i giocatori li potete invitare tramite gamertag, ora vi farò vedere, o tramite in questo caso l'username, è una cavolata, questo è il nostro team, come potete vedere 10 vittorie, qui potete vedere qui sotto i giocatori che ci sono nel team, in questo caso Ajax, Lama, Gabri, Rampage, Hybrid e Power, spero di aggiungere altre persone. Una volta arrivato qua, quando voi avrete creato il team, potrete invitare le persone, si va su Edit Roster, in questo caso è Search Username, qui potete cercare i giocatori per l'username del sito, per la loro email o per il loro gamertag di PlayStation, quindi una cosa molto facile. Per trovare le partite invece vi basterà andare qui su Find a Match. Una volta arrivati su Find a Match, allora, qui potrete accettare le partite. In questo caso dovete impostare l'orario giusto sul vostro profilo. Avrete, per esempio, qui all'una c'è una partita di default random map. Vuol dire, cliccate qui su details e vi fa vedere praticamente... No, scusate. Perché non me lo fa vedere? Ecco qua. Vi fa vedere cosa c'è. Sono praticamente settaggi base, senza ban, senza niente, con il ban and protect abilitato e tutte le mappe del gioco. Poi c'è qui un altro, che cos'è? 3 contro 3, Competitive GB Variant Search and Destroy. Cosa vuol dire Competitive GB Variant? Ora lo andiamo a vedere, non vi preoccupate. Praticamente, quando voi andate a creare una partita, come ho cliccato io, Create a Match, cioè voi andate a impostare un match con i settaggi che decidete voi. Potete impostare qui la data, qui l'orario. Qui potete impostare se giocare al meglio di una partita, di 3 partite o 5 partite. Cosa vuol dire? Al meglio di una partita, chi vince la prima mappa ha vinto. Al meglio delle 3, chi vince 2 mappe vince. Al meglio delle 5, chi vince 3 mappe ha vinto. Qui potete impostare, poi qua potete accettare se siete premium o no, se solo i premium, quindi quelli più forti, perché di solito chi compra il premium sono quelli più forti, possono giocare, possono accettare questa partita. Per quanto riguarda il map set, qua vedete migliaia di settaggi. Allora, per prima cosa, quelli che giochiamo noi sono i competitive CVL variant, che sono competitive CWL variant, questi qui. Praticamente potete giocare CVL variant, cioè tutto, giocando una best of 3, una best of 5, una best of 1, giocando hardpoint, quindi postazione, cerca e distruggi, uplink e cattura la bandiera, quindi proprio i settaggi quelli veri di cui vi ho parlato nello scorso video, andatevelo a vedere se vi state guardando questo video, se no potete giocare quello che abbiamo fatto attualmente con Ajax, Lama, Rampa, vabbè, con il mio team di Game Battles, cioè solo cerca e distruggi. Gli altri settaggi ovviamente ve li dovete andare a vedere, dovete andare a vedere che se, cioè per esempio GB Variant CTF, GB Variant Hardpoint, GB Variant Search and Destroy, sono tutti settaggi che hanno delle particolari restrizioni. Alcuni secondo me sono anche meglio dei settaggi della COD World League, quindi andateveli a vedere. Per vederli vi basta andare su Google e scrivere se rules, ve lo scrivo qui sotto, rules
game battles e scrivete poi quello che volete fare voi, cioè per esempio voglio scrivere rules game battles variant SND map only, o se no GB variant search and destroy, e così poi cliccate e andate a vedere i settaggi. Quindi ricordate, è tutto in inglese. L'ultima cosa che bisogna dire è che, ok, proviamo a mettere un match di CVL, per esempio facciamo questo search and destroy, non ci dice di fare il ban and protect, di abilitarlo o disabilitarlo, perché è già attivo nei settaggi Cod War League, quindi ci dice solo use CVL setting. Una volta fatto questo dobbiamo scegliere i giocatori. Facciamo conto che postiamo 4v4 e facciamo Ajax, Lama, Rampa e Giorgio. Poi qui accettate e fate tac post match. Una volta che avete creato il match lo potete anche cancellare, quindi non vi preoccupate. Però ovviamente se ve l'accettano è un casino. Ricordate che la gente fa anche le prove false quando perde, e questo qui è come poter giocare le ladder. Poi passiamo alla seconda cosa, cioè a Gfinity. Questo sito, ragazzi, è uno dei siti più importanti in Europa, partnerato con MLG, partnerato con ESL, si è occupato di fare le qualificazioni per Cod War Championship e altre cose. Questo sito che state vedendo qui praticamente vi dà la possibilità di giocare ad alcuni tornei. In questo caso, come vedete, vi basta cliccare su play, iscrivervi al sito e avrete una disponibilità di vari giochi a cui giocare. Esistono le Cups e le Ladder. Le Ladder funzionano come quelle di Game Battles, però io vi consiglio di giocare Game Battles che giocare qui su Gfinity se dovete fare una Ladder. Se dovete fare una Cup, cioè un torneo, in questo caso vi basta cliccare su Cup e avere qui davanti quello, i tornei che ci sono, 4v4 BS4. Qui avete per prima cosa le date in grande, Wednesday, 16 March, bla bla bla, che il 16 marzo era ieri, oggi ci sta un torneo il 17 marzo in questo caso, e potete vedere quello che c'è da fare. In questo caso 4v4 PS4 è il settaggio con tutte le modalità, cioè postazione, cattura la bandiera, cerca e distruggi, uplink e così via. Se io clicco su 4v4 SND PS4 invece ho i tornei solamente in cerca e distruggi. C'è quasi sempre un premio in denaro, se non sbaglio, infatti come vedete 150 sterline per il primo posto, 100 per il secondo, 50 per il terzo. Li potete scaricare tranquillamente tramite PayPal, quindi velocissimo, nessun problema. Cosa bisogna dire di questo? Che i tornei sono divisi in free, come leggete qui in alto a sinistra, non so se lo riuscite a vedere, free e quelli a pagamento in cui serve l'iscrizione, sono quelli dove non c'è scritto niente qua. L'iscrizione costa $2.49 mi pare al mese, niente di che. Se volete, io sono anche partnerato con loro, quindi vi basta utilizzare il codice sconto Power con il 3, non voglio sembrare un accattone a dirvi questa cosa, però magari risparmiate un pochino su se volete giocare qua. È uno dei siti più utilizzati per giocare comunque tornei, ve lo dico. Si iscrivono tantissimi team, comunque si iscrivono molti team buoni, anche team della Pro League, quindi potrete trovare anche team professionisti, quindi è molto bello, molto competitivo. Quindi vi basterà andare qua, register your team, è una cavolata ragazzi, non ci vuole niente. L'ultima cosa che vi voglio dire è che qua si creano i team, vi basterà andare su My Teams, uscire dal team o crearlo, potete fare quello che volete, gli invidi ci sono. Quindi è molto semplice, vi basta cliccare qui in alto a destra, avete la dashboard dove potrete praticamente scegliere voi quale team mettere, quale team creare, chi invitare nel team, e si invita tutti tramite la mail o gli username del sito. Quindi facilissimo ragazzi, questo sito è molto più intuitivo di Game Battles che vi ho fatto vedere prima, infatti ci abbiamo perso un pochino più di tempo. Ricordate sempre che se avete qualche problema con diciamo un match, qualcuno cerca di disputarvi la partita o di vincervela così, qui sotto c'è la chat ovviamente, quindi vi basterà cliccare qui sotto quando siete all'interno di un torneo per poter andare a parlare con un admin. Vi basterà fare chat room, andare cod chat room, ovviamente ora non c'è nessuno ragazzi, ma quando c'è il torneo si è avviato avrete qui i moderatori con cui parlare e scrivere, ovviamente tutto in inglese. Ricordate che il sito in inglese, se non avete impostato l'orario bene, è un'ora avanti ovviamente, quello che se dice alle 7 di sera inizia il torneo, inizia alle 8. Ultimo sito che vi voglio far vedere è UMG. Questo qui è un sito dove si gioca solamente a soldi, cioè si puntano soldi sulla partita. Dovrete inserire un vostro profilo di PayPal, andare a mettere i soldi sul sito, in questo caso, e via. Allora, qui ci sono, potete scegliere praticamente tra le varie cose fare. Esistono pure tornei qua come Game Battles, a pagamento ovviamente bisogna avere dei crediti su Game Battles. Qui vi faccio vedere, per esempio io mi voglio registrare a questo torneo. Questo torneo mi richiede 15 credit per player, bisogna comprarli i credit, quindi vi basta andare sullo store qui e qui vi potete comprare i crediti come vedete.
E si vincono comunque soldi, ragazzi, quindi si paga per entrare a fare un torneo a soldi, con molti soldi devo dire anche. Questo stessa cosa funziona però, non ci sono i crediti, ma vi basta passare i soldi dal vostro account di PayPal o la vostra carta al sito UMG e poi li usate. Comunque, andiamo per esempio su PlayStation, allora... Qui ci sono i vari tornei, ci sono praticamente, o ci sono anche le varie ladder a cui potete partecipare. In questo caso, ragazzi, quello che vi posso dire io qua, ecco qui. Vi basta cliccare sul ladder, team è quella squadra da 3v3 in più, double è 2 contro 2, singolo è 1v1. Ricordate, team è di fare perché se giocate in quella americana vi possono bannare, perché non siete ovviamente della stessa nazionalità. Una volta arrivati qui, vi dovrete solamente creare il vostro team. Per creare il vostro team bisogna cliccare qui in alto a destra, My Team e Invite. Una volta arrivati qui, you are currently bla 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 bla, qui potete praticamente creare i vostri team, quindi non vi preoccupate, è una cosa abbastanza semplice creare un team, eccetera, eccetera. Qui bisogna per comprare i crediti. Una volta arrivati a giocare la ladder di UMG, quando andate a creare un match in questo caso, dovrete puntare un tot di soldi, da un minimo di $1 a un massimo di quanto volete. State attenti a quanto puntate, perché magari, prima di tutto una cosa, vi potete sbagliare e quindi mettere troppi soldi nella puntata. Per esempio volete mettere $2.50, vi sbagliate, non mettete la virgola e viene 25. Un'altra cosa che dovete stare attenti è che più soldi mettete, più la probabilità di giocare contro un team forte esce. Questo è uno dei siti comunque più utilizzati dai giocatori professionisti di Call of Duty per giocare, perché anche se si vince magari $1, $2, è sempre bello giocare per dei soldi, perché comunque la gente se li suda, quindi giocano tutti al massimo. Game Battles è un pochino più tranquilla come cosa, magari solamente quando si arriva nella fase finale della stagione. Quindi ricordate che questo sito è molto più professionale, quindi magari potreste perderci qualche soldino giocando, però non vi preoccupate perché potete tranquillamente iscrivervi e giocare magari per fare qualche match da $1, non c'è niente, diciamo, di esagerato da fare. Comunque, Butchers, siamo arrivati alla fine del video, io spero vi abbia aiutato, ho parlato tantissimo, ragazzi, io non pensavo di fare un video così lungo, mi scuso di questa cosa, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, mi raccomando, spolliciatelo, perché ci perdo veramente tanto tempo in questa cosa, perché voglio, non è che ci perdo tempo, è un modo di dire, nel senso, mi piace farlo e vorrei che voi lo conosceste e che partecipaste anche voi. Mi piacerebbe far nascere il movimento ormai, oppure comunque una certa età per giocare competitive, devo fare anche l'analista alla God War League, quindi non mi posso occupare di queste cose. Io vi saluto, Butchers, ci becchiamo al prossimo video, ci becchiamo in streaming, fatemi sapere qui sotto, spolliciate il video e ovviamente voglio sapere le vostre considerazioni qui sotto. Let's go!